Continua la battaglia della Lega Nord per ribadire il no all'inceneritore in Umbria, voluto dal governo Renzi con il decreto del Presidente del Consiglio pubblicato lo scorso 5 ottobre. Alla conferenza stampa avvenuta giovedì scorso nella sala partecipazione di Palazzo Cesaroni sono intervenuti Valerio Mancini, Lega Nord, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, Emanuele Fiorini, capogruppo regionale della Lega Nord, e Luca Brizzarelli, responsabile delle aree tematiche per la Lega Nord Umbria. Abbiamo in Umbria discariche piene, c'è una gestione in affanno e il governo Renzi si inventa la ciliegina sulla torta, che è un inceneritore che dovrebbe venire in questo territorio dalle capacità di circa 130.000 tonnellate, a oggi però ancora conferiamo in discarica 250.000 tonnellate. Il dubbio intanto è questo: dov'è la logica di una politica regionale che vuole azzerare di fatto il conferimento in discarica, e dall'altra parte la scelta scellerata del governo Renzi di individuare nell'Umbria un sito per un inceneritore, dalle capacità quantomeno insufficienti perché è di 130.000 tonnellate. Io non vorrei che fosse un'altra via di fuga per i territori vicini, per esempio la città di Roma, che a suo tempo ha dimostrato gravi difficoltà per i conferimenti in discarica. Secondo me è un'offesa agli 890.000 abitanti dell'Umbria, che hanno già pagato con tasse molto alte la questione dei rifiuti. Il gruppo regionale della Lega Nord Umbria ha voluto realizzare questo incontro da un lato per portare a conoscenza i cittadini della nostra regione della decisione del governo, che passa sopra le teste degli umbri, di collocare nella nostra regione un inceneritore, e dall'altro per poter presentare quali iniziative attraverso i consiglieri regionali, i parlamentari e gli europarlamentari la Lega Nord intende portare avanti per evitare questa sciagurata decisione. Da un lato una petizione popolare che chiameremo tutti gli umbri a sottoscrivere, dall'altro un'azione attraverso i nostri parlamentari europei per dimostrare l'illegittimità alla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua l'inceneritore in Umbria.